Presidente, lo dice il titolo di questa assemblea, è tempo di scelte coraggiose. Di quale scelte stiamo parlando? È tempo di uscire dalla comfort zone, è tempo di mettersi in gioco, è tempo di fare quelle cose che non si sono mai fatte, perché questo è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Molto spesso sono risultati che non ci saremmo mai aspettati. Fare sempre quello che abbiamo fatto porta a ottenere sempre quello che abbiamo ottenuto. Viceversa, mettersi in gioco può dare grandi e insperati successi. Il vostro è un osservatorio privilegiato sull'imprenditoria giovanile, evidentemente. Qual è il sentimento che esce dai dialoghi, dai colloqui, dagli incontri che fate quotidianamente con questi imprenditori giovani? Ma c'è un po' di timore per quella che è la situazione nazionale in questo momento, però soprattutto nel Veneto siamo abituati a rimboccarci le maniche, darci da fare. Non voglio suonare retorico, però è così. Abbiamo visto anche nell'emergenza, adesso nel Bellunese, sembra non sia quasi successo niente, perché siamo abituati, nonostante tutto, a metterci in discussione, andare avanti e uscirne vincenti. Chiudiamo, qual è un consiglio, un messaggio che ripete a quei giovani imprenditori che hanno nonostante tutto voglia di investire, voglia di mettere su impresa e di creare ovviamente ricchezza sul territorio? Lasciate il porto sicuro, mettetevi in discussione, osate e imprendete.